ciao a tutti quelli che seguono lui e ci troviamo in un'altra locazione. Allora, dai, dai, inizia con quella che sei già, inizia con quella che sei già. Inizia con quella che sei già. Cosa? Quella che sei già cosa? Inizia con quella che sei già. Ciao, oggi faremo il video... La curiosità! Lasciami parlare. Il mio classico Disney preferito. È un mio classico Disney preferito. Il pianeta del tesoro è un film tratto da il quasi omonimo. Libro. L'isola del tesoro. L'intero film è stato costruito con l'intenzione di mantenere lo stile grafico delle illustrazioni di fine 800 di questi libri. La nave, che si chiama RLS Legacy. Ecco, è un riferimento al fatto che lo scrittore sia RLS Robert Louis Stevenson. RLS Legacy, perché deriva da Robert Louis Stevenson Legacy. L'intero film fu fatto con la legge del 70-30. È una legge del mondo dell'animazione che è stata usata quasi solo per questo film e per pochissimi altri. Per la quale, per ogni cosa che esiste, esiste il suo porno. La legge del 70-30 impone che nel film ci sia il 70% di animazione tradizionale e il 30% di animazione al computer. Il 70% di fedeltà al libro e il 30% di fantascienza. Questo serviva a mantenere un certo equilibrio per fare in modo che tutti sapessero che, ok, devi disegnare una nave, deve essere per il 70% una nave antica e per il 30% una cosa ipertecnologica. Questa cosa si definisce steampunk. Lo steampunk è lo stile rispettato da questo film che vede un'evoluzione della tecnologia in base agli immaginari dell'Ottocento. E quindi non una tecnologia che vede schermi ultrapiatti o altro del genere, ma una tecnologia che ruota intorno al vapore e alle ruote dentate. E soprattutto 151 egg. Com'è possibile che lo steampunk sia una cosa che riconosce gli stili mentali e tecnologici dell'Ottocento e della rivoluzione industriale se è stato coniato nel 2006? Nel circa 1960 venne creato il Futurama, cioè un nuovo modo di immaginare il futuro. Sì, arriva da lì la serie Futurama. In questo nuovo modo di immaginare il futuro c'erano una serie di punti in comune che adesso vediamo in un sacco di film più recenti, come macchine che volano, elettricità che risolve ogni problema, cyborg... La zucca! La zucca. E queste cose sono tipiche del Futurama. E l'immaginario pubblico è stato indirizzato verso il Futurama fino agli anni 2000 praticamente, dove poi è nato lo steampunk perché voleva vedere il futuro in un modo un po' diverso. Dove ci si era finalmente resi conto del fatto che è dagli anni 60 che aspettiamo che le macchine volino, forse non succederà mai, forse è una cosa troppo stupida da fare. Per selezionare lo stile giusto, lo stile piratesco più adatto a mantenere uno stile disneyano ma al tempo stesso uno stile che potesse essere piratesco, eccetera, insomma, un modo per unificare lo stile dei pirati allo stile Disney fu quello di usare come punto di riferimento per tutti i pirati che appaiono nel corso del film i pirati che apparivano in Peter Pan. Inoltre all'interno del film doveva esserci un grande cameo di Capitano Uncino che non c'è mai stato. Hey, listen man, you're gonna be fine, okay? You're gonna be just fine. You just... I'll see you later. You gotta help me, lad. No, look, I'm sorry, but I just... Please, lad. Please, lad. Sei un bravo ragazzo. La mamma sarà contenta. I really don't know how you manage it, Sarah. La fatica di mandare avanti un'attività dovendo crescere un adolescente come Jim. Come faccio? Ormai sono arrivata al limite. Da quando suo padre se n'è andato, Jim non si è più ripreso. This is just a phase Jim is going through, a long and horrifying phase. He spends all day on that solar surfer and then he's like a stranger to me. I love my son, but sometimes I just want to... Oh.
Andrà tutto a posto, Sara. Vedrai. Continuo a sognare di aprire un giorno quella porta e di vederlo lì come era una volta. Un bambino sorridente e felice con un animaletto in braccio che mi supplicava di poter tenere. La cosa figa di Silver, provate a pensarci, è un personaggio. Cioè, non è come Ben che è completamente in CGI o Jim che è completamente in... tecnica tradizionale. Long John Silver è per metà animato artificialmente, per l'altra metà è CGI. Immaginatevi cosa deve voler dire far muovere un personaggio come se anatomicamente non fosse monco, per poi eliminare quelle parti e aggiungere delle parti in CGI che si sarebbero dovute muovere in un secondo tempo. È un lavoro assurdo. Se poi pensate che Silver si muove effettivamente molto bene e tutte le parti non hanno problemi, a parte in una scena che vedrete adesso, in cui si vede il suo braccio che penetra una trave di legno, è fantastico. Jim Hawkins è stato animato da 16 animatori, mentre John Silver da 12. Ci sono voluti più animatori per fare Jim Hawkins che John Silver. Nonostante ciò, i 12 animatori che hanno fatto John Silver sono stati considerati quelli che hanno fatto il lavoro migliore. Gli animatori di Jim e gli animatori di Silver fecero una sorta di gara fra di loro e cercarono di dimostrare quale dei due team di animazione fosse migliore. E beh... Ha visto Silver? Ovvio. Ah, ok, beh. La maggior parte degli alieni che appaiono nel corso del film sono caricature di animatori che davvero lavoravano a quel film. E fanno anche schifo. Il tuo film preferito lo critichi così tanto? Ascolta, Scroop, solo l'anno scorso ho capito che era figo. La prima volta che ho visto Il pianeta del tesoro non mi era piaciuto per niente, ma ero piccolino ed ero in una baita che sapeva di marmellata. Non era un granché. Evidentemente ho legato un trauma a questo film. Ma quando ho rivisto Scroop l'anno scorso, effettivamente ho notato che valeva qualcosa. Ma tutti gli altri, Flatula è carino. Uno dei motivi per cui Il pianeta del tesoro è stato ignorato come classico Disney è che uscì molto vicino sia a Star Wars che a Titan A.E. Titan A.E. o Titan After Earth, o come volete pronunciarlo, è un film di Don Bluth famoso perché è stato un flop così grave, ma così assurdo, che l'intera casa di produzione fallì. Se lo meritavano. La stessa casa di produzione che fece Anastasia fallì per questo film. Se lo meritavano. Ovviamente è bruttissimo, è inguardabile. Il punto è che il vero motivo per cui nessuno andò a vedere Il pianeta del tesoro era che non solo quell'anno erano usciti troppi film di fantascienza, ma che questo nello specifico somigliava troppo a Titan A.E. a livello grafico delle immagini che giravano, e quindi la gente non riusciva a distinguerli bene fra di loro e bastava aver visto uno dei due per pensare che tutti e due facessero schifo. Certo, perché una cosa animata e doppiata male come Titan After Earth era evidentemente confondibile con un'opera come... Il mio soprannome, Edredge, deriva dalla quinta elementare, quando dei personaggi molto carini, vista la mia passione per la fantascienza e queste cose qua, continuavano a chiamarmi alieno. Dunque, io mi chiamo Edoardo De Marte. Marte come il pianeta. Evidentemente le persone non sono molto fantasiose, il mio soprannome era principalmente legato al fatto che io venissi da Marte. Però a me piaceva Titan After Earth. Non l'avevo ancora visto, Titan After Earth l'ho visto tipo l'anno scorso. Però ero appassionato da quel film perché il trailer, che comunque per me rappresentava il sogno di vedere un film che per me era ancora irraggiungibile perché non l'avevo trovato da nessuna parte, mi piacevano i Dredge. Mi sembravano fighi. Nel trailer tutto quanto sembrava figo in Titan A.E. Il film fa cagare. Ma i Dredge mi sembravano fighi, delle creature fatte di energia che si possono rigenerare, che spano, la regina fa ancora più schifo, ma nel trailer sembrava interessante. Il loro sadismo nell'aver distrutto con un colpo solo un pianeta. Era tutto quanto molto interessante. E Dredge deriva appunto dalla fusione tra Edoardo e Dredge. Per un po' l'ho rinnegato. Mi chiamavano Edredge, cazzatina, oppure soltanto Dredge. A un certo punto il mio soprannome, non mi ricordo per cosa, era diventato Edward Stredge. Ma non mi ricordo per cosa. Soltanto che poi ho deciso di ricatalizzare questa piccola cosa e chiamarmi Edredge semplicemente. E mi piace. Do you want to throw away your entire future? Whatever. Mrs. Hawkins, my juice! Yes, I'll be right there, Mrs. Dunwoody. Jim, you are not leaving this house. Oh.
throw away my entire future. What future? Wow. Did you make that Solar Surfer? Mm-hmm. Awesome! I got a scooter, but it's busted. Oh, yeah? Well, let me take a look. Yeah, that's cool. But look, here's your problem. The cable's loose. Here, hang on. Okay. Just give me 2 seconds and I'll... We've got it. No problem. You did it! How come you're so smart, Dad? I guess I take after you, Ethan. You wanna see how fast I can go? Gli stessi creatori che fecero Il pianeta del tesoro, l'anno successivo progettarono di fare Il pianeta del tesoro 2, ma non venne mai realizzato perché beh, è uno di quei classici Disney eliminati. Già. E nel sequel, Jim doveva entrare nell'esercito e innamorarsi di Kate, l'antagonista del film. L'occhio di Silver cambia colore in base alle emozioni che prova. Per esempio, quando lui diventa stronzo, l'occhio diventa rosso. Cioè, Il pianeta del tesoro è in realtà il terzo film Disney basato sull'isola del tesoro. Il primo, L'isola del tesoro, fu il primissimo film live action fatto dalla Disney. Il primissimo film live action mai fatto dalla Disney. Prima faceva solo cartoni animati, fece il primo film live action così. Primissimo. Dopodiché ce n'è un altro che invece era musical. Ed è... Sì, coi Muppets. Pirati! Pirati no, oh Jim, se è questo che pensi di noi, ti stai sbagliando da morire. Quando ero un ragazzino, senza alcuna vocazione, mio padre disse: attento figlio, è una grande decisione, saresti un buon dottore, lo faresti volentieri, ma posso consigliarti il migliore dei mestieri. Hey ho ho, il mondo viaggerai. Cantate ragazzi, mostrategli che vi siete esercitati. Tu vivrai. Quell'avventura, caro amico, non ti mancherà. E quando sei un pirata importante, su, che vita che si fa. Era bello, era bello. Merito. Merito. Morph è un riferimento al fatto che lui rappresenta il pappagallo di John Silver e quindi ripete, copia, imita. Proteus, il nome del pianeta dei Morph, è un riferimento al dio Proteus, il dio che poteva cambiare forma. L'attrice che fa la madre di Jim è la stessa che fa la mamma in Toy Story, che è la stessa che fa la madre di Sheldon Cooper. Una scena tagliata che andò in onda solamente al cinema e non potrete mai vedere né in televisione né in DVD, vedeva la... il capitano Amelia tagliarsi la mano e poi guardare il proprio sangue. Ma la scena venne tolta perché... oh, sangue. Fino al momento dell'uscita del film, i suoi capelli erano neri. Sono stati ricolorati all'ultimo momento, perché si era deciso che no, il nero non era un bel colore per lei. L'ammiraglio Arrow cambia numero di dita nel corso del film. In alcune scene ne ha 3, in altre 4, in altre 5. Ben, biointelligente... e poi non so cosa dice... è doppiato in italiano... da Maurizio Crozza, o Maustrizio Scrostia, dipende da chi lo dice. Mentre i suoni che fa Ben quando sta processando altro del genere sono una registrazione di un computer Macintosh. Nella Disney, Scroop è l'unico cattivo a morire salendo, non cadendo. Solo nella sceneggiatura potete notare che il nome del padre di Jim Hawkins è Leland Hawkins. All'inizio, nella truppa, ci doveva essere Aurora Mayflower, però venne tolta. È un personaggio eliminato, è bellissima, e in teoria doveva avere una mini storia d'amore con Jim, ma si pensò che no, fosse inutile. Nelle notti più limpide, quando i venti dell'Etherium soffiavano placidi, le grandi navi mercantili, con i loro carichi di cristalli solari arturiani,
non sospettavano neanche lontanamente di essere inseguite dai pirati. Il più temuto di questi era il famigerato capitano Nathaniel Flint. Fuoco! Piombava sbucando dal nulla. E poi, dopo aver razziato il suo bottino, svaniva. For 100 years, stories passed from spacer to spacer of Flint's secret trove, hidden somewhere at the farthest reaches of the galaxy. Stowed with riches beyond imagination, the loot of 1,000 worlds. As a kid, growing up on the mining planet Montressor, I lived and breathed those legends. Many a night I drifted to sleep with images of galleons, faraway planets, and Flint's gleaming trove dancing through my head. And then I turned 15. Signora Hawkins. Yeah, I'll be right. Jim! Bisognava fare un classico Disney sull'isola del tesoro nell'85, ma venne scartato. E per poter fare il pianeta del tesoro ci misero 4 anni. Piccola nota interessante, soltanto per poter fare la scena di transizione dello spazioporto di Montressor ci misero 2 anni di realizzazione. Inizialmente il pianeta del tesoro doveva essere un musical, ma questa idea venne scartata in favore di una resa più seria del tutto. Nella stanza di Jim Hawkins possiamo notare che effettivamente c'è un peluche di Stitch. C'è un peluche di Stitch. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. La scena dello spazioporto è diventata famosa come una di quelle che hanno fatto bestemmiare di più. Gli animatori. Oltre ad essere estremamente lunga, complessa e complicata, è anche quella con più citazioni e piccole apparizioni. I registi di Il pianeta del tesoro appaiono infatti nello spazioporto sotto forma di 2 alieni. I 2 alieni che stanno tribolando, per usare un termine degli anni 60, con la scala, quei 2 alieni sono i 2 registi, sono degli autoritratti. Secondo molo a destra! Non potete sbagliare! Grazie. E appaiono in ogni film che loro abbiano diretto, quindi sapete che ci sono anche in Oceani, eccetera, eccetera, eccetera. Il sequel doveva avere come registi gli stessi di Hercules e di T come Tigro. Perché ho amato così tanto Il pianeta del tesoro? Per chi mi conosce abbastanza intimamente, Il pianeta del tesoro è il mio classico Disney preferito. Ma perché mi piace così tanto? Oltre al piccolo lato steampunk, che è uno stile artistico che adoro tanto, la simbiosi che vi è tra la macchina
che io lodo estremamente, perché io penso che le macchine siano una cosa fichissima, e l'organico, trovo che sia, diciamo, un piccolo particolare di questa opera artistica, perché comunque un film animato è un'opera d'arte. C'è praticamente questo particolare, che particolare tanto non è, ma è principalmente la base su cui si fonda tutto quanto questo film, e diciamo il rapporto che c'è tra Jim e quella che dovrebbe essere la figura paterna da cui lui dovrebbe trarre, diciamo, aiuto e ispirazione. È una fase molto complessa, secondo me, di ognuno di noi, e questo film è riuscito a rappresentarlo, diciamo, questa sua grande mancanza, che è appunto la figura paterna, che gli deriva sin dall'infanzia, l'ha segnato rendendolo più o meno quello che era all'inizio del film. Una piccola nota che hanno detto anche i registi è che quell'ombra che c'era sotto gli occhi di Jim e che non c'era alla fine del film, dopo che aveva conosciuto Silver, era, diciamo, questa lacuna all'interno della sua anima, che era appunto questa sua grave mancanza dovuta appunto all'inesistenza di una figura paterna. Non appena lui conosce Silver e inizia a fidarsi di lui, trova, diciamo che vede all'interno di Silver il padre che non ha mai avuto, e questa cosa appunto quando lo porta poi a scoprire che in realtà Silver è, diciamo, un mezzo doppio giochista, è abbastanza traumatico per Jim, come appunto si vede, non reagisce molto bene. E appunto in questa continua ricerca di questo ragazzo che potrebbe sembrare apparentemente troppo intelligente o troppo indipendente, comunque per forza è fondata su un modello che bisogna seguire o che bisogna prendere in considerazione. E in questo caso non è certo la madre, ma il padre. E io penso che questo tema, che all'interno del Pianeta del Tesoro è molto è fondante, trovo che sia una cosa molto bella e molto sensata, che rende, diciamo, quest'opera molto più valida di quanto non lo sarebbe semplicemente mostrando un cyborg, un bambino, una palla di muco che cambia forma e uno scarabeo che muore volando in aria. Io trovo che Pianeta del Tesoro sia uno dei classici, il classico Disney più bello di sempre, e dei padri. Come al solito vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto, e se vi interessa seguire lui iscrivetevi al suo canale e seguitelo su tutti i suoi profili social, e vi invito anche ad osservare gli altri video che ha prodotto, e ci vediamo a un prossimo video interessante sulle 100 curiosità o una qualsiasi altra cosa.